primo quarto d'ora bello, bellissimo anche il gol di Clemenza, poi a mio giudizio la Pescara si è complicata nella mezz'ora finale del primo tempo le cose. No, nella mezz'ora finale no, abbiamo fatto un buon primo tempo, nel primo tempo però abbiamo sofferto stranamente, paradossalmente, anche in un modo abbastanza stupido. Questi palloni, queste palle lunghe di 50-60 metri con la difesa schierata in cui abbiamo quasi sempre perso i duelli aerei per posizionamenti non adeguati e quindi loro ci hanno tenuto 10, 12, 15 volte, scavalcavano la nostra linea di pressione, però poi eravamo sempre schierati, quindi anche in superiorità numerica, però abbiamo perso tanti di questi duelli aerei stranamente perché poi abbiamo anche gente che dietro è strutturata fisicamente. Questo è successo, semplicemente questo, quindi loro hanno cominciato a giocarci questi palloni lunghi e ci hanno tenuto viva qualche palla lì, quindi costringendoci un pochino ad abbassarci e in quelle circostanze alcune volte non siamo stati bravi a uscire, ma sul piano del gioco abbiamo fatto secondo me una buona partita, anche se in alcune situazioni, vedi l'episodio del calcio di rigore, vedi l'episodio del secondo gol, abbiamo concesso qualcosa a loro e di contro abbiamo creato tantissimo sciupando anche tanto. Io ripeto, di quello che complessivamente la squadra ha fatto non sono dispiaciuto, so che abbiamo perso due punti perché li avremmo complessivamente nell'economia della gara meritata, anche sul 2-2 abbiamo fatto una grande pressione, abbiamo avuto anche delle situazioni importanti con quattro uomini in area di rigore, non siamo riusciti a essere risoluti. Alcuni episodi che io non li ho ancora visti, un po' anomali. Matteo si era arrabbiato poco fa sul gol di Dursi. L'anomalia sapete qual è alla fine, e questo veramente mi dispiace, e forse ho sbagliato pure nell'andare a salutare l'arbitro a fine partita a dirgli alcune mie considerazioni, ma l'ho fatto con educazione, magari lo dovevo fare dentro lo spogliatoio. E si è giocato poco, secondo tempo avete visto anche voi, il tempo effettivo di gioco poco, ma non per colpa nostra, noi volevamo giocare rapidamente, non tendevamo a perdere tempo, loro invece sono ricorsi a questa condotta qui e le regole ci sono, vanno fatte rispettare, io non sono l'arbitro, è la terna che le deve fare, troppe pause, troppe interruzioni, troppe perdite di tempo per poi ammonire il portiere al 92esimo. In pieno recupero, quando altre 99 volte aveva fatto la stessa cosa, ecco, magari se ammonisci prima, allora dopo magari forse il gioco lo riprendono più velocemente, ma non è una scusante. Io ripeto, sono contento di quello che la squadra ha fatto, abbiamo fatto alcune stupidaggini, non siamo stati risoluti e fortunati nel concludere, ma la squadra ha giocato per il tempo in cui si è giocato un'ottima partita secondo me. Domanda flash prima di salutarla, che deve andare via il tecnico Auteri, sull'azione che ha generato poi il rigore dell'1-1, la leziosità con la quale Dursi è andato un po' incontro a quel pallone è la fotografia di questi momenti di blackout del Pescara? No, Dursi è un errore tecnico, Dursi è andato incontro al pallone, è andato incontro bene, la palla è stata trasmessa da Frascatore un po' lenta, non secca, per cui il difensore ha potuto leggere la traiettoria anticipata, ma poi da lì in poi ci sono state altre 4-5 situazioni che abbiamo sbagliato, ma tutto parte da una palla di 60 metri, un rinvio del portiere che loro tengono vivo su Gucci, lì ho detto noi abbiamo struttura fisica dietro, credo che un difensore debba essere avvantaggiato su questi palloni che arrivano da 60 metri e l'attaccante invece no, eppure nel primo tempo in quella mezz'ora è successo questo. Motivo per cui potrebbe toccare presto in grosso il Lanes? Che no, non lo so a chi tocca, adesso noi abbiamo giocato 11 contro 11. Grazie al tecnico Auteri che salutiamo e ringraziamo.